Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per parlare di quanto è successo nel fine settimana e insomma lo sapete tutti, la sconfitta inopinata di Potenza arrivata praticamente a tempo scaduto che relega ancora il Teramo a quota 9 punti in classifica, peraltro si è chiusa una settimana con tre impegni, dal pareggio con il Rieti, poi c'è stata la vittoria con la Sicula Leoncio che abbiamo raccontato mercoledì scorso e infine proprio la sconfitta contro quella che è la prima della classe. Ne parleremo questa sera perché adesso c'è una settimana per preparare l'impegno interno contro la Paganese che sarà comunque delicato, benché sarà tra le mura amiche dove il Teramo quest'anno ha raccolto le uniche due gioie del campionato. Lo faremo con i nostri ospiti, lo faremo qualora lo vogliate anche con voi al 392-623-7060. Intanto nelle qualificazioni europee l'Italia sta vincendo 1-0 con Liechtenstein, Italia già qualificata, però ha segnato Federico Bernardeschi proprio in apertura. Dicevo, lo faremo con i nostri ospiti, sono particolarmente contento di avere insieme a me questa sera perché so che segue soprattutto la Lega Pro, ma ha seguito in più di una circostanza anche il Teramo, Roberto Beni. Ciao Roberto. Ciao, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Oh, per chi insomma non lo conoscesse bisogna rinfrescare la memoria, vice di Ballardini, vice di Colantuono, sei stato a Salerno fino all'anno scorso, hai lavorato a Pescara, ovviamente a San Benedetto che è la tua città, insomma, però so che hai visto in più di una circostanza il Teramo e poi ci darai anche le tue opinioni. E poi i miei due compagni di viaggio che saranno contenti per la rete di Bernardeschi, Ania Cantagalli, ciao Ania. Buonasera. E Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti. Vediamo un po' di numeri, cominciando con la classifica del girone C. Comanda il Potenza a 20 punti, poi ci sono Regina, Monopoli e Ternana a quota 19, Bari 17, il Teramo bisogna scendere insieme a Picerno e Bisceglie, 6 punti per la Sicula Leoncio, 2 punti per Rieti e Rende. È stata una partita un po' strana quella di Potenza. Innanzitutto Roberto, ti chiedo se ti aspettavi dopo 9 giornate il Teramo in questa posizione di classifica, considerando gli investimenti, ne abbiamo parlato tante volte, ma se vogliamo anche il lignaggio di alcuni giocatori che questa categoria la conoscono bene, l'hanno vinta, hanno fatto ottimi campionati, il tecnico idem, te lo aspettavi? Onestamente no, è un po' una squadra che probabilmente è in difficoltà per gli elementi che ha, credo che sia una posizione di classifica che non si addica al Teramo in questo momento. Ho visto un po' di partite del Teramo, devo dire anche che qualche partita gli è andata male, quindi poteva avere qualche punto in più, ma sicuramente in questo momento diciamo che è la squadra che in questo girone è quella che poteva sicuramente rendere qualcosina in più. Ora, non essendo al dentro di determinate dinamiche, fai un po' fatica a vedere. Io ho visto le partite, ti ripeto. Te hai visto quella di Monopoli, ad esempio? Ho visto quella Sicula Leoncio, ho visto quella Cavese in casa, ho visto la partita con Rieti. Sono state partite. Ci hai trovato diverse. Un filo conduttore? Ma il filo conduttore è che secondo me in questo momento fa un po' fatica a fare la partita al Teramo, però insomma c'hanno tutti gli elementi per prendere il via. Poi nel calcio veramente basta poco, basta un risultato, basta anche una vittoria al 90esimo. Ci sono delle dinamiche che spesso vanno un po' al di fuori della logica e quindi il Teramo, un allenatore secondo me un lusso per la categoria, insomma elementi calcisticamente molto molto validi, quindi sono sicuro che c'è da aspettare un po', ma il Teramo ne uscirà fuori sicuramente. Ecco, c'è da aspettare un po', è un refrain Roberto che abbiamo sentito in più di una circostanza, ma quanto allora secondo te è lecito, ragionevole, cioè visto che te ovviamente sei stato più spesso dall'altra parte, nel senso in chi chiedeva magari un po' di pazienza? Guarda, credo che non sia facile in una situazione del genere, bisogna secondo me
avere unità di intenti, compattezza, società, direttori, allenatori e squadra. Questo è un filo conduttore che ti porta poi ad avere dei grandi risultati. Avere delle piccole crepe in questo filo probabilmente fai più fatica, però insomma io credo che qui ci sono persone che hanno fatto, insomma, il presidente magari non ha mai fatto calcio, ma ha potere economico importante. Iacono, Contedino, che sono, insomma, persone che hanno fatto calcio da tanto tempo. Te Andrea Iacono lo conosci bene perché ci hai lavorato a Pescara Sì, quando eri vice di Ballardini. l'ho avuto a Pescara, è stato un anno un po' particolare, però insomma Andrea si conosce da sempre. E quindi secondo me loro devono riuscire ad essere uniti tra di loro e fare in modo che la squadra poi, secondo me il calciatore sente molto questa situazione. Poi basta un risultato, molte volte il calcio è imponderabile, ci sono tantissime dinamiche che fai un po' fatica anche a spiegare logicamente. Però insomma credo che questo sia l'unica ricetta per uscirne fuori, cioè lavorare a testa bassa ed essere tutti compatti. Poi ti facciamo entrare anche nel tecnico perché rivedremo anche il gol di domenica contro il Potenza che non è una, purtroppo una novità. I problemi secondo me sono tre da questa squadra, o gioca bene o gioca male. La cazzata la dobbiamo sempre aspettare, vedo più nei giocatori il problema che in Tedino e manca il manico nello spogliatoio, uno come Marcello Di Giuseppe, buonasera. Ania, facciamo un passo indietro con te e con Andrea di qualche giorno, torniamo all'Alfredo Viviani. Che partita, che idea ti sei fatta a distanza di 48 ore della partita di Potenza? Che è troppo No, complicato. no, 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 assolutamente. È la stessa idea che mi sono fatta sinceramente al termine della gara. Sono cambiate poco le valutazioni. È stata una buona partita dal punto di vista della fase di non possesso, attenta, concentrata e quant'altro. Il Teramo ha subito oggettivamente poco e questo è un merito contro una squadra che comunque è in un buon momento, oltretutto dopo il successo di domenica e anche prima in classifica nel girone. Quindi sotto questo punto di vista sicuramente la gara è andata bene, sconfitta a parte. Poi c'è ovviamente anche l'altra faccia della medaglia, ovvero una squadra come il Teramo deve anche proporre qualcosa, anche in casa di una formazione che in quel momento sta meglio di te dal punto di vista del morale, dal punto di vista della classifica, dal punto di vista della conoscenza di squadra, perché il Potenza per molti elementi già si conoscevano, già si conoscono, lavorano insieme da una stagione, quindi in questo comunque si parte più avanti rispetto ad una squadra totalmente nuova che deve ancora conoscersi al meglio. Però per quello appunto che si è messo in campo in estate è chiaro che dal Teramo ci si aspetta molto di più. Anche se fosse arrivato lo 0-0 alla fine, quindi il pareggio, la valutazione, almeno mia personale, sarebbe rimasta questa. Il punto sarebbe stato utile, credo poco per la classifica, Però tanto. quanto piuttosto per il morale, insomma, per dare continuità alla vittoria contro la Sicula Leonzio. Però è chiaro che credo che questa non sia ancora, dopo 9 giornate, la squadra che vuole Tedino e mi pare evidente anche poi per le parole espresse al termine della partita con quella indecisione difensiva che è arrivata e che è costata anche il pareggio. E non so quanto tempo servirà ancora per far sì che questa diventi effettivamente la squadra di Tedino. È chiaro che c'è ancora da lavorare, ma questo lo ripetiamo praticamente dal 22 luglio, mi pare che si sia Sì, ritrovato il Teramo per il ritiro precampionato. C'è ancora oggi da lavorare, i tempi però si stringono sempre di più perché è chiaro che in questo momento stai perdendo terreno, ma stai perdendo terreno in ottica alte posizioni di classifica, perché come vediamo lo diceva schema numero due, il ti faccio mister. vedere una cosa che abbiamo Sì. preparato. La tabella numero due, Maurizio, perché allora, chiaramente adesso non vi. No, è solo per dare un'idea grafica, però il Teramo l'abbiamo soprannominata una biga a rincorrere, perché come vedete poi Potenza, Regina, Ternana, ci abbiamo messo anche il Monopoli che si trova lì, non sappiamo fino a quando, però per il momento c'è Bari, Catanzaro, Catania, tutte,
hanno avuto delle difficoltà, e questo mi pare evidente, però tutte si trovano più o meno ad un certo livello di classifica, a parte il Teramo. Sì, è una big sulla carta, ma lo deve ancora dimostrare sul campo. È figlia un po' della... questa situazione è figlia delle aspettative che ci sono dall'estate, e forse un pochino in estate si è dimenticati che poi è il campo quello che davvero conta alla fine. Quindi di conseguenza il Teramo uscirà, sicuramente uscirà, perché ha delle qualità importanti, e come diceva il mister, tutte le componenti lavoreranno per far sì che queste qualità usciranno. Però è chiaro che in questo momento si è perso un po' di tempo e di terreno. Esatto. Intanto i commenti tecnici gli arrivano da casa. Oh, Andrea, domenica poi voi eravate in studio, io ero proprio al Viviani, ci siamo sentiti prima della trasmissione. Io all'inizio avevo pensato che il modulo di gioco fosse diverso. Allora, poi lo commentiamo, Maurizio, un attimo. Tienilo in serbo, fammi fare prima la domanda. Tienilo in serbo il messaggio. Poi abbiamo scoperto trattarsi di un 4-3-3, quello del Teramo. Poi l'abbiamo visto in campo. Beh, ed era un 4-5-1. Questa differenza tra un modulo che veniva fatto per non prenderle e un altro modulo che è stato fatto per non prendere, cioè la sostanza poi era quella: non prenderle. Esatto, cambiamo leggermente la disposizione in campo. Ci si aspettavano i 5 difensori, i giocatori schierati erano anche propensi a dare quell'indicazione, perché c'era Florio, c'era Cancellotti, c'erano gli altri due centrali, Iotti e Piacentini. Poi però Teramo non ha giocato con la difesa a 5, ma a 5 ha giocato a centrocampo. Ma sostanzialmente l'atteggiamento era quello di una squadra che è andata a Potenza per non prendere. Però io sulla partita di Potenza non mi vorrei ulteriormente dilungare, perché ormai questi giorni, insomma, noi l'abbiamo analizzata tanto e c'è davvero poco da dire, nel senso che Teramo è andata lì da squadra provinciale come obiettivi, è andata lì proprio per tamponare il momento difficile, come ha fatto il Pescara ad esempio ad Ascoli, sì, con la differenza che il Pescara poi ad Ascoli ha saputo cogliere l'opportunità di vincerla e l'ha vinta. Qui invece il Teramo ha commesso un errore nel finale che invece ha fatto perdere una partita che certamente non meritava di vincere, e per la quale, insomma, lo 0-0 era il risultato più giusto nel suo complesso. Però ecco, una cosa che a me preoccupa, e che è anche la chiara testimonianza di quanto la squadra stia soffrendo la pressione di questo momento, è che è vero che questa squadra è partita tardi e doveva crescere, ma questa squadra, se ci fate caso, ha avuto addirittura una involuzione. Sì. Perché se noi ricordiamo le gare contro la Cavese, che non è uno squadrone, il Rende, che non è uno squadrone, la Viterbese, che non è uno squadrone, ma in quelle partite il Teramo comunque aveva proposto gioco e aveva avuto una certa produzione offensiva, non clamorosa, ma l'aveva avuta. Ora noi ricordiamo le ultime partite: a Monopoli Teramo inesistente in attacco, con il Rieti ha fatto il minimo sindacale, la poteva vincere. Non ce l'ha fatta, ma comunque ha fatto il minimo sindacale in attacco, data la differenza che c'è di spessore tecnico tra le due squadre. Poi siamo alla partita con la Sicula Leonzio, anche lì il Teramo ha fatto il minimo sindacale, ha avuto la bravura e fortuna di fare gol nelle due occasioni create, nei due tiri in porta. Sì. Due tiri in porta e due gol. E poi la partita di Potenza, dove il Teramo praticamente non ha fatto nulla in attacco. Quindi io penso che questo sia un ulteriore segnale preoccupante, tant'è che, data questa difficoltà di offendere, a Potenza si è andati sostanzialmente per non prendere, per fare 0-0, e il progetto è crollato poi con un errore che, insomma, è stato sotto gli occhi di tutti. Anche perché, a conferma di quello che dice Andrea, ci scrivono da casa: Lavellino ha fatto la squadra in una settimana senza ritiro, a un punto in più, e ha già cambiato allenatore. Oggi è arrivato Capuano. Sì. E oggi è arrivato Capuano. Ora, noi non entriamo, non ci interessa, perché non vogliamo parlare di conduzione tecnica, però io prendo la prima parte del messaggio, quello fino alla conduzione tecnica. È vero che quanto può durare la scusa del bisogna lavorare? Oh, signori, qui lavorano tutti, sono 20 squadre, tutte lavorano, non è che lavora solo una e le altre stanno a riposo in panciolle sull'amaca. Per quello io dico, io non vedo una squadra, non si può pensare che si vada a compartimenti stagni.
Evidentemente adesso c'è qualcosa che non comunica bene, perché la squadra, secondo me, almeno secondo il mio punto di vista, è la diretta emanazione di quello che succede anche fuori. Cioè si parte dalla società, si arriva allo staff tecnico, si arriva ai giocatori. Tutte queste componenti, se lavorano bene insieme, se lavorano bene dall'estate, se insomma tutte le considerazioni varie, fanno sì insieme che poi i giocatori abbiano i risultati. Ovviamente ci sono gli errori, ovviamente ci sono i passi falsi, ovviamente ci può stare che magari non tutte le ciambelle riescono perfettamente col buco, però la squadra non è il momento del termine, non è solo la squadra, non è solo Tedino, non è solo la società. Qualcosa globalmente non sta funzionando d'insieme. È chiaro che poi dentro la società si sa cosa non sta funzionando, perché noi ovviamente non possiamo saperlo. È come dire, la squadra l'ha fatta Tedino, ma non è possibile. Io mi rifiuto di pensare che Tedino abbia dato indicazioni e basta per costruire il Teramo, perché il Teramo è una società organizzata, professionistica, e quindi di conseguenza l'allenatore avrà dato delle proprie valutazioni e indicazioni, e i direttori Iaconi e Federico avranno detto sì, no, forse è meglio un altro giocatore, forse è meglio quest'altro, forse hai ragione tu, allenatore, a proporre un Martignago, per fare un nome, ecco, insomma, non per dare, per indicare Martignago. Però Teramo, come Juventus, come Inter, sono tutta un insieme di componenti. Questo insieme di componenti dà un risultato, che poi è quello della domenica, che può anche non ridare perfettamente una domenica, due domeniche, ma al termine del campionato è esattamente il risultato, sì, sì, di quello che si fa nel corso di una stagione. Tra l'altro oggi hanno parlato alcuni giocatori del Teramo, mi ha colpito il fatto che uno di questi, Tomei, abbia detto: dobbiamo lavorare, e dobbiamo lavorare sette giorni su sette, no, usando insomma un'esagerazione, no, 8 giorni su 8, 24 ore su 24. Costa Ferreira, senza rispondere in diretta, non è che abbia risposto alle parole del compagno, però nell'ambito della conferenza stampa ha detto: vabbè, ma dire che si lavora è un modo di dire. Cioè, esatto, io sono anni che continuo a dire: ma bisogna lavorare. Sì, tutto. Riferendomi anche a quello che hai detto tu, perché sì, alla fine un po' tutti lavorano. Lui dice: abbiamo bisogno di un risultato. Un risultato che ci sblocchi, però il risultato che sbloccava il Teramo in realtà doveva essere già arrivato tipo con la Cavese, e sì, poi anche la partita con la Sicula Leonzio. Ok, questo risultato potrebbe aiutare la squadra, poi però, ripeto, a Potenza si è fatta una gara attenta ma per nulla propositiva, quindi non so. Fate rivedere il messaggio che avete mandato adesso e quello di prima. Iacone ha detto che qualche errore è stato fatto sicuramente. Abbiamo dietro Rieti e Rand, due squadre di D, quindi direi che non è stato azzeccato niente. Ma ormai la squadra è questa, peggio di così non si può fare, quindi sono fiducioso per il futuro. E va bene, io credo insomma che non sia sbagliato tutto, anzi, che molto di buono è stato fatto. Commettere errori è normale, cioè solo chi non fa. Certamente. E poi, secondo me, poi bisogna ovviare agli errori che magari uno riconosce di aver fatto, ecco, ma credo che si stia appunto lavorando per farsi di superare. Anche perché Roberto, io chiedo a te conferma, poi io penso che ci si renda conto, anche senza manifestarlo all'interno, se si è fatto qualche errore, e si lavori costantemente per cercare di renderlo o meno visibile o addirittura farlo scomparire. Cioè, questo è... Beh, certo, questo è il compito dello staff tecnico, il compito di chi lavora a stretto giro con la squadra, capire quali sono le problematiche e cercare di... Perché poi, come dicevate voi, giustamente, gli errori si possono fare. Magari prendi dei giocatori che hai un'idea su quello che ti possono dare e poi alla fine per 3.000 problematiche possono non darti quello che hai pensato. Quindi secondo me anche il fatto che lui siano andati, come diceva prima il tuo collega, a Potenza giocando un 4-5-1, quindi per non prenderle, molte volte un allenatore si rende conto che in questo momento non puoi essere propositivo, certo, devo andare a casa di una squadra come il Potenza, che è una delle candidate alla vittoria del campionato, vado e cerco di non prendere gol. Poi se la partita finisce 0-0 probabilmente i commenti potevano essere diversi, nel senso che vabbè, tutto sommato abbiamo preso un punto a Potenza, non abbiamo giocato benissimo, ma questo punto ci fa risultare. Esatto.
E quindi non è mai, cioè è sempre facile parlare dopo, però quando sei lì molte volte, in questo momento credo che la cosa da fare sia insomma di fare le cose molto semplici, e questo non devo essere io sicuramente a dire quello che si debba fare, però quando ci sono questi momenti devi probabilmente resettare, ripartire da zero e iniziare proprio con le cose più semplici, anche dal punto di vista tecnico-tattico, questo di quello. C'era scritto Belluno, secondo me il T9 voleva scrivere in dialetto Bellucaidi e Infantino, già 5 gol, però mi permetto di interpretare, magari non è così. Non si possono prendere gol del genere, datevi una svegliata, la pazienza è finita. Poi il gol lo rivediamo innanzitutto, poi faremo un parallelo e poi lo vedremo anche disegnato il gol. Per quanto riguarda il messaggio che è arrivato, i giocatori remano contro Tedino, io invece penso l'esatto opposto. Perché? E lo dico, poi chiedo anche a voi un parere. Convincere giocatori dai piedi buoni, molto buoni, a fare una partita di grande sacrificio e farla bene, perché fino al 92esimo quei giocatori la partita di sacrificio l'hanno fatta anche molto bene, credo che sia un segnale del fatto che invece c'è coesione, credo, non lo so. Sì, no, sono d'accordo con te. Secondo me si vuole talmente tanto uscire da questo momento che in questo momento non riesce da uscire da questo momento negativo al Teramo. Ma perché dal punto di vista mentale e caratteriale evidentemente qualcosa sta mancando. Ma non credo che la squadra giochi contro l'allenatore, assolutamente. Secondo me è il contrario. Ha talmente tanta voglia di uscire per i tifosi, per la proprietà, per l'allenatore, che in questo momento è schiava del fatto che comunque non ci riesce. E quindi si instaura, sempre secondo me, un processo mentale paradossale che fa sì che il Teramo non riesca, almeno fino a questo momento, a trovare la gara della svolta per far sì di essere un po' più tranquilli, di viverla un po' più anche in maniera divertente, perché alla fine parliamo di calcio. Certo. Invece si vede anche dai visi, dai volti dei giocatori che in questo momento ovviamente non si stanno divertendo, che i pensieri sono altri e magari con qualche risultato, con un po' di continuità, questo peso, questo fardello, che tra l'altro poi ha ammesso anche Costa Ferreira oggi nell'intervista che c'è, si potrebbe anche finalmente togliere e vedere un altro tipo di squadra. Ma Toni Gomez? E oggi non mi pare che ci fosse, quindi credo che sia andato via. Ok. Roberto, come si convince un giocatore, siccome ne abbiamo parlato, squadra mosce in mezzo al campo, zero cattiveria agonistica, ridateci Maurizi, come si convince un giocatore, per esempio come Domenico Bungo, che ha grandissima qualità, come si muove uno staff tecnico durante la settimana per fargli capire che forse è il caso in questo momento di rinunciare alla caratteristica principale per fare una gara di sofferenza, di sacrificio? Io credo che ci debba essere da parte di tutti e due la predisposizione del sacrificio, e quindi la scelta del giocatore va fatta secondo me anche in base a questa, cioè si sceglie un giocatore al posto di un altro perché so che nel momento di difficoltà un giocatore tecnico mi dà anche delle qualità fisiche. Ma dico, in settimana lo si avvicina, gli si parla? La settimana è fatto del quotidiano, è fatto di capire che questo è un momento delicato, che quindi tutti bisogna darsi una mano, e quindi se tu che sei un giocatore tecnico mi dai anche qualcosa in più a livello fisico, probabilmente fai da esempio degli altri, e quindi facendo da esempio mi trascini anche gli altri, cioè si cerca di lavorare un po' a livello psicologico, di testa, come ha fatto Mourinho con Eto'o, no? Che gli faceva fare addirittura il quinto. Sono dinamiche che devi vivere nel quotidiano. Cioè non c'è una regola perché tu a un giocatore tecnico gli dici devi fare anche tanta corsa, insomma. Però devono capire, e credo che da quello che dite, insomma, il momento è palesemente... questo credo che lo abbiano capito. E sono convinto anche su quello che diceva Ani, nel senso che in questo momento probabilmente c'è tanta voglia di voler uscire da questa situazione che paradossalmente ne rimani quasi bloccato. Certo. Quindi bisognerebbe magari un po' alleggerire le tensioni, capisco che non è facile perché poi Teramo è una piazza importante dove ha una tifoseria importante, dove è molto molto seguito, quindi in questo momento poi si erano create delle ambizioni importanti,
trovarsi in questo punto della classifica è proprio quello che non ti aspetti. Certo. E quindi non è facile. Oh, vediamo un po' il messaggio che è arrivato prima. Poi questo con la formazione, togliete la seconda parte, perché altrimenti si fa fatica a leggerlo. Poi lo rivediamo dopo, perché voglio un giudizio di Ani e Andrea come vedrebbero quella formazione, perché ad un'occhiata non mi sembrava male. Andrea, le parole rilasciate da Iacone, l'emittente Super J di ieri, sono gravissime. Cosa vuol dire con "se il presidente rimane da solo non so cosa accade tra 6-7 mesi"? Già il famoso progetto si è arenato? Inoltre ha anche detto che il presidente ha già perso l'entusiasmo. Cosa ne pensi te? Ma che abbia perso l'entusiasmo io non lo so, mi rifaccio a quelle parole. Io penso che chiunque perderebbe entusiasmo se di fronte a un certo investimento, un certo budget messo sul piatto, i risultati sono questi. Va da sé che questo entusiasmo potrebbe ritornare nel breve periodo con una striscia di risultati importanti, un Teramo che si ripropone in classifica, in piazzamenti migliori, peraltro soprattutto se questi risultati dovessero arrivare contro le squadre più importanti del raggruppamento, le più nobili, perché ora c'è questa striscia di 4 partite, poi inizia il Tour de Force con le big assolute, quindi con la Ternana, con il Bari, con la Regina, e poi il girone sarà chiuso con il Catania. Ecco, se dovessero arrivare risultati importanti in quella circostanza, la classifica dovesse sorridere, io penso che l'entusiasmo potrebbe tornare. Poi mi convince molto poco, francamente, il discorso dell'imprenditoria, del tessuto, cioè queste sono cose che vengono dette costantemente e che a mio avviso lasciano il tempo che trovano, non perché il tessuto imprenditoriale debba restare indifferente. Io penso che intanto si parte, il presidente ha messo entusiasmo e ha messo soldi, e poi evidentemente altri partner potranno avvicinarsi nel momento in cui questo progetto si rivela vincente, e potrebbe esserlo ancora di più. Io credo, naturale che si faccia un bel campionato che possa attrarre ulteriori investitori. Potrei, e ci metto in condizionale, perché poi queste cose accadono veramente. Noi in questi anni, ma in varie piazze, non è che abbiamo visto tutto questo avvicinamento. Se l'avvicinamento avviene da parte di un partner può essere estremamente momentaneo. Alla fine il calcio è fatto da un imprenditore che è il presidente, sì, che detta la linea, che sceglie i dirigenti, i direttori generali, i direttori sportivi, sì, sì, da lì a cascata allenatore e staff tecnico. Però c'è una persona al comando, poi può essere più o meno sostenuto, ma c'è una persona solo al comando, e questa persona peraltro è una persona anche fresca, una persona nuova, una persona che ha portato delle immediate liquidità, e non voglio pensare che si sia già, diciamo così, disamorato di quella cosa che ha voluto fortemente quest'estate, ha voluto fortemente la squadra, ha voluto anche lo stadio, e quindi io non posso pensare che ora da un momento all'altro, con 2 mesi, sia cambiato tutto e il presidente si sia già disamorato. Guarda, io credo, poi vediamo, dire che alcuni giocatori giocano fuori ruolo era sempre lungo, sì, sì, ma ne abbiamo già parlato. Io credo, se ho interpretato bene le parole di Andrea Iaconi, che poi in realtà sono sulla falsa riga di quello che è stata il leitmotiv, che spesso è il leitmotiv di chi entra, di chi già c'è, è che è esattamente il contrario di quello che dici te, Andrea. Cioè te fai un ragionamento logico, cioè dici, c'è un progetto che poi si rivelerà, magari lo speriamo, vincente, e che attrarrà naturalmente forze nuove. Un attimo, no, con i messaggi. Potrebbe. No, è giusto. Io credo che invece le parole, in questo caso il general manager, ma in generale di chi avrebbe potuto dire una cosa del genere, sia: questo è un progetto di cui avete visto già alcune cose, investiteci su prima magari che diventi vincente. Cioè, secondo me è una questione
Ma che cosa vuol dire temporale? Investiteci su. Oh no, no, io stavo cercando di interpretare le parole. Sì, ma quando dici investiteci su, cosa si sottintende dietro questo investiteci su? Cioè, alla fine si tratta comunque di fare un esborso, no? Di natura economica. Io penso che secondo me si esca un po' troppo fuori e sono argomenti che quando le cose non vanno bene vengono messi sul piatto per tamponare, per distogliere da quello che in questo momento è più un problema tecnico e di scarso rendimento della squadra. Ripeto, il presidente Iachini è un presidente calcisticamente molto giovane, è entrato con grande entusiasmo e quindi il problema del sostegno economico in questo preciso istante non c'è. A lungo andare potrebbe crearsi, ma a lungo andare si spera anche che ci siano quei risultati che possano attrarre altri soggetti. Con un difensore centrale esperto, un buon interditore, un bomber che fa reparto da solo, che vede la porta, il Teramo sarebbe tra i primi in cima alla classifica. Queste le carenze in organico da colmare per fare il vero salto di qualità. Forza Teramo, scrive. Il problema è che si è già, io credo, almeno andando per deduzione, credo che si sia già investito tanto. Ci sono giocatori con contratti pluriennali. Non si fanno plusvalenze in Serie C, salvo miracoli, perché è follia pensarlo. No, togli anche salvo miracoli, non lo voglio più sentire. Serie C, Roberto, convieni con me, Serie C non si fanno plusvalenze. Sì, quindi, di conseguenza, non diciamo cose che non esistono. Andare ad aggiungere altri giocatori in rosa in questo momento è, secondo me, è oggettivamente anche complicato, ecco. Una domanda al mister per capire di quale giocatore il Teramo ha bisogno, paragonando le caratteristiche ad un giocatore di Serie A, cioè ti chiedono. Prendiamo un giocatore di Serie A come esempio, di quale giocatore di Serie A però in Serie C avrebbe bisogno il Teramo? Ma non è semplicissimo da dire Zapata. Io ce l'ho avuto a Udine, è un giocatore devastante che ti fa salire la squadra e non a caso Andrea ride perché c'è l'al fantacalcio, l'ha avuto al fantacalcio, ecco, allora, l'anno scorso peraltro, quindi immagino al fantacalcio, se lo vedi come si allena e come gioca lo prenderesti veramente in serissima considerazione. E quindi non so, adesso non è facile, la prima cosa che mi viene in mente è capire che bisognerebbe tutti quanti, come ti dicevo prima, resettare, ripartire. Ma un giocatore, secondo te? Un giocatore in questo momento credo che abbia bisogno di un giocatore che possa legare un po' il gioco tra il centrocampo e la fase di attacco, per esempio, perché comunque gli attaccanti al di là, io adesso non insomma, i quattro attaccanti che hanno preso non hanno un curriculum di grossi goleador, però diciamo che sono attaccanti che si aspetta che sia l'anno giusto, probabilmente. Ci sono attaccanti che solo Magnaghi, mi sembra che ha fatto Martignago che ha fatto 15 gol, esatto. Poi per il resto, insomma, quindi avere un attaccante, adesso riferito al discorso che diceva prima, come Zapata, che ti fa salire la squadra, sarebbe il massimo. Ideale. Però credo che i quattro attaccanti, secondo me, del Teramo non siano male, e probabilmente un attaccante o un tre quarti o un esterno, poi dopo dipende anche da come giochi, che riesca un po' a legare il gioco, ecco. Non sarà che i giocatori non riescano a capire il calcio che vuole Tedino? Oh, mettiamoci d'accordo, qui la squadra o l'ha fatta Tedino e ha portato i giocatori suoi, oppure non l'ha fatta lui, i giocatori non lo capisco, cioè mettiamoci d'accordo, comunque tutto può essere. Non lo so, è chiaro che non è solo un problema. Poi abbiamo visto che sono arrivati tante curiosità, tante sollecitazioni, moduli, poi li leggiamo tutti, però adesso mi devo fermare, altrimenti la regia mi fanno nero. Pubblicità. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo per questa sera. Già un po' di messaggi, mi piaceva quello della formazione, un tifoso a casa si era sbizzarrito, ne aveva fatta una particolare che era un mashup tra l'anno scorso e quest'anno. Vediamo a chi piace, vediamo se ad Andrea Ania piace questa formazione. Me la fate vedere? Allora, Tomei, Cancellotti, Cristini, Speranza, Celli, Costa, Ferreira, Proietti, Mungo, Bombaggi, Infantino, Sparacello. Beh, io toglierei uno tra Costa, Ferreira e Mungo e ci metterei un giocatore alla Persia. Serve anche il portatore d'acqua. Quello è un centrocampo
Bello, ma se voi guardate il centrocampo del Teramo, che gli volete dire? Sono tutti piedi buoni, quindi nell'immaginario del tifoso sono tutti bravi, però poi vanno messi insieme e in quell'insieme però vanno messi anche i giocatori brutti, sporchi e cattivi, che fanno fare poi bella figura a chi sa far parlare il pallone. Quindi quello è un bel centrocampo, Proietti, figuriamoci, Mungo, Costa Ferreira, Bombaggi, però serve pure chi corre, chi contrasta, chi dà una certa tempra a quel reparto. E anche di conseguenza la squadra, quindi io toglierei uno se non due di quegli elementi e metterei qualche giocatore un po' più tignoso. Serve quel tipo di giocatore? Beh sì, in ogni squadra, sia che vuoi vincere, per centrare l'obiettivo ci vogliono giocatori di categoria, che i classici portatori d'acqua, quelli che comunque fanno dell'umiltà la loro forza, e questi sono elementi che poi ti trascinano e ti fanno rendere anche il discorso che dicevamo prima, no? Danno l'esempio e ti fanno rendere anche il giocatore tecnico in un'altra maniera, perché poi nel calcio ci sono due fasi, non c'è una fase sola, quindi certo. nella fase dove tu non hai palla devi avere, ecco perché insomma ci vuole equilibrio. C'è anche chi lancia un hashtag contro una presunta maledizione che sta diventando un filo conduttore. Perché ormai qualcuno ci ha lanciato tutto. Una maledizione, addirittura Vescovo Leuzzi, pensaci tu, però c'è stato il termine Vescovo Leuzzi. Sì, c'è stato. Quindi voglio dire, insomma, vabbè, leggiamo qualche altro messaggio. Leggiamo, evidentemente non è bastato. Prossimo anno con il richiamo prima dell'inizio del campionato. C'è ancora il San Ma scusa, ci serve uno scienziato per capire, e soprattutto il girone C ci vuole un centrale esperto che guida la difesa, un attaccante esperto che ti garantisce 14-15 gol, a centrocampo ci vuole qualcuno che corre, e tu hai tutte mezze punte, immagino. Sì, probabilmente hai ragione anche te. Tedino è completamente in confusione, ogni volta cambia Cianci e lo fa sempre, a dire la verità. Su Domenica c'è anche un piccolo particolare che conferma perché poi è stato sostituito. Migliore attaccante che abbiamo, prendiamo gol. Lasic e Martignago non giocherebbero neanche a Montorio. Ora, sulla seconda parte mi sembra di no, anzi, nemmeno mi sembra, no. Peraltro domenica io devo dire la verità, stavo guardando il riscaldamento, ad un certo punto mi sono girato un attimo e ho visto Cianci per terra, ho detto che cosa è successo, e nel possesso di palla in riscaldamento ho avuto un contatto con Tentardini, si era fatto male, è arrivato Magnaghi, si stava già scaldando, era pronto per giocare perché Cianci non ce la faceva, poi Cianci ha giocato ovviamente non al massimo della condizione, quindi chiaramente, però questo riguarda solo domenica, poi per il resto non sappiamo. Difesa della mano completamente inesperta, Piacentini e Cristini, centrocampo che Tocchetta, Ilari il migliore, non gioca mai, punte troppo leggere, ma Birligea non trova spazio, ma d'altronde è anche complicato però anche trovare spazio in questo, credo in questo momento, poi in cui il Teramo ha bisogno di certezze. Tentare gli esperimenti con magari i giocatori più giovani che ci sono sia un po' più complicato, ecco, quindi evidentemente Tedino preferisce in questo momento andare sul sicuro, sul giocatore esperto, e in termini di giocatori esperti ne ha tanti, ha certo. meno giovani, quindi quelli che ci sono, quei pochi che ci sono magari in questo momento di difficoltà fanno ancora più fatica a trovare spazio. Mi fate rivedere il messaggio di prima, perché è una cosa giustissima tutto quello che avete scritto, anzi tutti i messaggi sono giusti, perché poi ognuno ha la propria opinione ed è giusto anche che sia così. A Catanzaro neanche si conoscevano, leggo per nome, e poi a Rieti la barriera che si apre, ecco, all'origine non si conoscevano neanche per nome, 2-0 a Catanzaro, a Monopoli si era in 10, ad Avellino si era in 10-2-0, arrende errore imperdonabile, corriete errore imperdonabile 1-1, col potenza errore ingiustificato, queste sono le motivazioni. Sì, è tutto vero, però gli errori vanno contenuti. Per esempio, Roberto, visto che ti abbiamo qua, io ne approfitto per farti vedere, l'abbiamo disegnato. Allora, no, prima ti faccio vedere il gol comparato, che è il gol a potenza e il rigore preso contro la Viterbese, da premettere prima che vi scateniamo, il rigore contro la Viterbese non c'era, però questo lancio a palla scoperta con il taglio di un attaccante assomiglia parecchio, vero? Sì,
Sicuramente bisogna, cioè, rivedendo queste immagini da allenatori, dici, lavoro un po' più sulla difesa, perché questi tagli da dietro adesso non mi sembra che poi il Teramo ne abbia poi presi tantissimi, però in queste due occasioni è evidente che, insomma, su palla scoperta la difesa, il reparto difensivo non ha lavorato benissimo, insomma, quindi non credo che poi tra l'altro questo è proprio veramente un concetto basilare, sulla palla scoperta si scappa della linea difensiva, quindi non credo, non posso immaginare, un allenatore esperto e valido come Tedino sicuramente ci lavora, sono situazioni che purtroppo capitano e non è un discorso di lavorare, molte volte prepari degli schemi in allenamento per una settimana e la domenica non te ne esce uno, prepari delle giocate e la domenica te ne esce mezza di quello che prepari, certo. Quindi così a vederla dice, ma bisogna lavorare sulla difesa, perché questa è una palla scoperta, è semplicissimo scappare, però conoscendo poi le persone che sono, come l'allenatore, che sono a capo del Teramo, insomma è impensabile che lui non lavori sulla difesa. Questi sono due errori però di principio di una linea difensiva. L'abbiamo anche disegnato il gol preso a Potenza, lo vediamo Maurizio, la slide numero 3. Ah, pensavo l'avessi disegnato. Addirittura abbiamo fatto il movimento di Longo, che è un taglio dall'esterno verso l'interno. Ci spieghi in che cosa, a parte la palla scoperta si scappa all'indietro e va bene, chi è messo peggio di tutti? In questo caso è il terzino che deve un attimo, Cancellotti, l'ultimo della linea, che deve assorbire il taglio. Poi è normale che dipende da che linea e come la fai, se la fai in direzione della palla, se sei in riferimento all'uomo, se sono dei movimenti provati su palla scoperta devono scappare tutti, però io posso parlare per come lavoro, insomma, per come lavoro io. In questo caso il terzino non può farsi attaccare davanti e quindi qui c'è una responsabilità secondo me del terzino, soprattutto perché è una palla scoperta. Tanto mister, la cosa che abbiamo notato è che Cancellotti, oltre a stare già abbastanza indietro, è molto staccato, la linea per tre quarti è compatta, i tre giocatori, Tentardini e i due centrali, hanno una distanza equa tra di loro, prima ancora del fatto che si scappi o non si scappi. Invece Cancellotti è molto staccato, siccome si veniva da una rimessa in gioco sul settore sinistro del Teramo, la difesa era leggermente, diciamo, spostata verso quel lato, e tutti i primi tre componenti erano in una situazione equilibrata, e forse se riesce con un fotogramma a vedere, Cancellotti invece è molto staccato qua. Vediamo, guardate Cancellotti quanto è staccato dagli altri tre, che hanno una distanza molto equilibrata tra loro. Torniamo un po' indietro, eccolo qua, ecco qui. Sì. Vedete, loro sono molto equilibrati come distanza, lui è staccatissimo dal centro di destra, e questa è una cosa che a me ha colpito questo molto. Questo ti fa capire che, insomma, per tre quarti della linea, la linea sa come deve lavorare. È un errore probabilmente individuale questo, quindi un errore di disattenzione secondo me da parte del terzino, perché comunque il taglio lo deve assorbire lui, perché sono tutti rivolti verso la palla. Poi ti ripeto, dipende anche da come poi vedi, quando ti dicono male, fai questo, prende la palla male. Peraltro mister, te hai avuto a Salerno uno degli avversari di domenica del Teramo, Vuletic è un, noi la, sì sì, l'abbiamo avuto l'anno scorso a Salerno e non lo conoscevamo, l'avevamo visto nel campionato colombiano, un giocatore, un lottatore, un giocatore che ti fa veramente della sua qualità principale, il suo strapotere fisico, è un ragazzo che ha grosse potenzialità fisiche ed è fortissimo nel colpo di testa. Sì. Cioè, io, ecco, avessi Vuletic, la mia squadra deve crossare con lui, perché lui è uno che effettivamente quando colpisce di testa è veramente devastante. Ne ho visti pochi colpire di testa come lui. Dopo magari è un po' meno bravo nel legare il gioco, se vogliamo parlare di un attaccante così. Però non è uno che ha dei piedi buoni, ma la sua caratteristica principale è la corsa, perché corre tanto, e poi è molto forte di testa.
deve, secondo me, se lui riesce ad avere anche a fare qualche gol in più, è un giocatore che sicuramente può fare anche il salto di categoria. Assolutamente. Intanto continuano a scriverci lì su quella situazione, Andrea, anche l'Asic o Magnaghi devono andare a... Hai fatto vedere il gol preso con la Viterbese, il rigore. Lì dici palla scoperta, ma io ricordo quell'azione, Pacilli è tenuto da Arrigoni, fa una Veronica e si crea quello spazio col quale lui poi va al lancio. Non era proprio scopertissima quella palla. Voglio dire, anche, cioè, devi essere pronto a reagire anche in una situazione dove teoricamente sul giocatore c'è un pochettino di pressione. E poi è vero, è andata così, ma quante volte, quelli sono anche lanci della disperazione, magari Giosa calcia quel pallone, lo manda un po' più lungo ed è stato un tentativo della disperazione di cui nessuno poi presta attenzione, e poi invece la difesa sbaglia, il giocatore colpisce male la palla e finisce nell'angolo e perdi. E quindi ora anche il fatto che l'Asic o Magnaghi, nessuno dei due è andato su Giosa, però voglio dire, al 92esimo ci può stare che un difensore centrale appena oltre la metà campo prenda palla e la butti davanti, certo. Cioè, voglio dire, non è quello l'errore principale. Poi quando prendi un gol puoi risalire a tutti i momenti e trovi una catena di eventi che potevi cambiare. Sì, perché c'è stata anche poca aggressività sul portatore. Sì, sì. Assolutamente. Intanto io devo fare i complimenti. Allora, chi è a casa? Allora, chi conduce e fa una trasmissione può avere tutta la fantasia mista del mondo, ma la fantasia più bella, quella più... Ce l'hanno i tifosi. Ce l'hanno i tifosi, ce l'ha la gente che segue da casa. Prima, ed è bello che sia così, perché poi il tifoso si attacca un po' a tutto, soprattutto quando le cose vanno male, io ne so qualcosa. Si attacca veramente a tutto. Ah, sì? Sì, si attacca a tutto. Addirittura c'è qualcuno che vorrebbe la presentazione della squadra, luci accese, luci spente, come allo Juventus Stadium. Secondo me in questo momento metterebbe ancora più pressione, quindi sarebbe deleteria. Ok, giocava luci spente. No, scherzo. Non il gioco di luci, ecco. Forse in questo momento è meglio togliere un po' di pressione che metterne. Sarebbe anche coprire lo stadio. Ah, addirittura te vuoi proprio. Il gioco di luci come lo fai? Le luci bisogna metterle. Io dico la verità. A quel messaggio avrei voluto vedere, avrei pagato per vedere la faccia di Francesco che lo leggeva, avrei pagato di tasca mia. Comunque ragazzi, cominciamo ad andare un po' oltre, perché adesso c'è la Paganese, però noi abbiamo fatto qualcosa di più, vi facciamo vedere. Intanto Maurizio da regia dice... Nereto non dimentica Roberto Bene. Nereto non dimentica. Sì, ecco, a proposito Roberto, Nereto non ti dimentica, perché te sei... San Benedettese, ma hai un grande rapporto con l'Abruzzo, Nereto, Sant'Egidio. Sì, eh? Sì, io Nereto, sia a Sant'Egidio ho allenato l'anno dell'Interregionale, ma Nereto è stato veramente calcisticamente uno degli anni, sono stato 3 anni, e l'anno che abbiamo fatto la finale, una sorta di finale, insomma, a Tolentino contro il Tolentino di Castori, prima contro seconda, ci fu una mobilitazione di massa di Nereto. E il nostro allenatore era Tribuiani, insomma, ho dei ricordi veramente che porto nel cuore, e mi è dispiaciuto tantissimo perché quest'anno mi avevano invitato per la presentazione della squadra e avevo detto di sì, ma poi dopo a Salerno abbiamo avuto degli impegni e non sono potuto andare, però colgo l'occasione per salutare veramente tutti i tifosi di Nereto, e so che il Nereto sta ritornando. Sì. Insomma, se non altro con serietà in avanti, e quindi sono molto contento e approfitto per salutare tutti i tifosi del Nereto. Ti faccio un paio di domande a te, poi andiamo sui prossimi impegni, perché abbiamo preparato una schermata ad hoc. Ti chiedo innanzitutto le differenze tra gli allenatori, per esempio quelli che hanno condizionato inevitabilmente il positivo della tua carriera, Ballardini e Colantuono, in cosa sono diversi, in cosa ti sei dovuto adattare? Diciamo che Ballardini non lo conoscevo e ho avuto la fortuna, perché dopo 4-5 anni che allenavo in Interregionale, insomma, ho avuto la fortuna di fare il suo secondo. È un allenatore che tatticamente, didatticamente è molto bravo, perché viene dal settore giovanile, quindi estremamente appropriato per far giocare le squadre in una certa maniera,
Sembrerebbe anche un tipo tranquillo, invece vi posso garantire che anche a livello caratteriale è una persona molto molto forte e ovviamente il suo curriculum parla da solo, perché poi adesso incomincia a essere un allenatore che in Serie A ha fatto tanto. E probabilmente la cosa che li accomuna un po' tutti e due, secondo me, sono stati sempre molto sottovalutati, nel senso che sia Colantuono che Ballardini, Colantuono insomma ha vinto tanti campionati anche, quindi non so, mi viene in mente che altri allenatori che hanno vinto tanto di meno adesso allenano squadre molto molto importanti, e sono due allenatori completamente diversi insomma caratterialmente, e quando fai il secondo devi essere attento e devi avere degli equilibri molto molto sottili anche con la squadra, insomma non è semplice, però mi hanno dato tanto dal punto di vista professionale tutti e due. La cosa sbagliata sarebbe scimmiottare l'uno o l'altro, perché poi tu alla fine devi essere te stesso, però hai un'esperienza, insomma adesso dopo 12-13 anni tra Serie A e Serie B ti rendi conto insomma che poi, ecco, io ho fatto un po' il percorso inverso, perché l'anno scorso poi ho allenato la primavera, sì. Quindi di solito si inizia con la primavera e poi si va verso io ho fatto il percorso contrario e devo dire che è stata un'esperienza meravigliosa, perché avere il contatto diretto con questi ragazzi adesso non è facile, quindi da lì poi ho preso l'input per andare da solo, per cercare di insomma di ricominciare a fare quello che mi è sempre piaciuto, perché per me ho avuto la fortuna di fare della mia passione una passione, però mi piace talmente tanto il calcio, mi piace talmente tanto in questi anni, poi insomma ho fatto un po' di tutto tattico, quindi adesso c'è questa nuova figura del match analysis, quindi ho fatto di tutto, e quindi veramente sono state esperienze che mi hanno fatto veramente crescere, e questa l'ultima con la Salernitana primavera non pensavo, ma è stata veramente la ciliegina sulla torta. In questi casi, tornando per esempio al Teramo, facciamo conto che non ci senta nessuno, men che meno te, che sicuramente magari non ci sta seguendo, anzi assolutamente no. Un vice allenatore va dal tecnico e gli dice, in questi casi, non lo so, chiedo a te, mister, stai magari siamo un po' più coperti, più tranquillo, no, non lo so, che fa? Prendi una decisione forte. Guarda, lo staff tecnico, noi abbiamo avuto tantissime soddisfazioni, ma anche tanti momenti di difficoltà. E c'è una riunione quotidiana, perché poi vai a mangiare insieme, vai a cena insieme, fai allenamento insieme, e vedi le partite degli avversari insieme. Quindi insieme poi stabilisci. È normale che poi l'allenatore che decide la strategia e la strada per andare a seguire questa cosa, però insomma è nel quotidiano, tutti i giorni cerchiamo di fare questo, forse è meglio fare ecco perché ti dico, riferita anche alla partita di Potenza, forse in questo momento hanno pensato cerchiamo di non prenderle, andiamo là, cerchiamo di non prendere. È normale che poi se dopo perdi ti dicono però non hai provato neanche a vincere, se invece pareggiavi, cioè, hai visto, Tedino è stato intelligente, perché ecco perché fare questi discorsi dopo la partita è sempre molto molto semplice, e chi invece sta lì e vive al contatto con i giocatori, poi chi meglio di lui, c'ha un curriculum di tutto rispetto, è una persona che stimo tra l'altro, estremamente molto seria, e anche come allenatore, quindi credo che insomma stiano pensando giorno, ora per ora, quello che fare per il bene del Teramo, e credo anche che insomma sono convinto che per le qualità e le potenzialità della squadra ne usciranno fuori. Vediamo, ovviamente ce lo auguriamo anche noi, vediamo come, allora vediamo la schermata non del prossimo turno, dei prossimi turni, ma mica solo del Teramo. E allora ragazzi, vi chiedo un giudizio, addirittura abbiamo messo anche la casetta per l'impegno interno e la valigetta quando bisogna partire, è stata un'opera di Cesello questa, non è una... Sempre per la mia miopia è fantastica. Sì, vabbè, ti alzi e ti avvicini allo schermo. Non potevamo fare un casone così. Allora, Teramo in casa con la Paganese, poi quello che vedete contrassegnato al Fucsia è il turno infrasettimanale. Con modifica di orario, invece delle 17.30 a Francavilla si giocherà alle ore 15. Poi due partite interne contro Casertana e Bisceglie. Queste sono tutte le squadre a una rapida
Rapida occhiata, beh, Potenza, Andrea, non ha un calendario semplice, ha Catanzaro, Cavese, Monopoli e Regina. La Regina, Monopoli, Picerno, Avellino e Potenza è già come... Il Teramo, come rispetto alle altre, com'è calendario? Secondo me il più facile c'è la Laternana. Allora, non si può definire facile il calendario di nessuna, men che meno di una squadra come il Teramo che ha queste difficoltà, però ci sono tre partite in casa e una in trasferta dura, perché il campo della Virtus Francavilla è un campo molto caldo. Però il calendario, siccome il grosso il Teramo l'ha fatto in casa, 8 punti su 9 se non sbaglio, ci sono tre partite casalinghe. Di queste partite, Paganese e Bisceglie sono squadre che sono sicuramente alla portata, e che non vuol dire che sono tre punti automatici, sono squadre comunque ampiamente alla portata. C'è una squadra forte come la Casertana che ha delle importanti individualità. Io penso che sia il momento di tirare fuori qualcosa di più, di produrre punti, perché poi inizia il ciclo terribile, inizia il ciclo di novembre con Ternana, Bari e Regina che saranno affrontate, una trasferta insidiosa come quella di Picerno, e l'unico momento di sollievo, stando sempre alla carta, è la trasferta di Vibo Valentia. Però in attesa di questo ciclo molto molto complesso, il Teramo dovrà in queste quattro partite ritrovare se stesso, o forse più che ritrovare, trovare se stesso, trovare la sua dimensione, dovrà uscire rafforzato da questo poker di partite, perché poi, ripeto, inizia il ciclo più difficile. Agno, questo è il momento prima del rush finale del girone d'andata, che sembra sulla carta più semplice del rush finale, ma è anche quello dove... In teoria semplice era anche fino adesso. Sì, dico, però è quello dove ci sono anche un po' più rischi, perché magari dici, vabbè, non arriva il risultato col Bari, chissene, cioè ci può anche stare, non muore nessuno. Però invece con questi magari... Sì, io sono d'accordo con Andrea ovviamente sui tre impegni in casa da sfruttare, ma a livello mentale secondo me, quanto sarà difficile, potrebbe produrre di più un buon risultato a Francavilla mercoledì prossimo contro la Virtus Francavilla, perché lì magari un risultato positivo, ovviamente tutti auspicano una vittoria, o comunque portare a casa un punto, può dare quella fiducia e quella certezza che in casa più o meno il Teramo ha trovato, ma che in trasferta ancora non ha. Un pareggio, quattro sconfitte dicono tutto, e quindi magari può essere quella molla, quella svolta per far sì, insomma, che la squadra possa effettivamente dare un cambio al proprio campionato. È chiaro che poi va data continuità, è chiaro che vanno confermati poi i segnali positivi, però secondo me forse in questo momento, più che le gare in casa, che ovviamente il Teramo deve provare a sfruttare appieno e ne ha 3 su 4 impegni nelle prossime settimane, sono le gare in trasferta che possono dare quel qualcosa in più a livello mentale. Assolutamente. Rapidissimamente, notiziario ti chiedo, perché so che hai visto qualcosa. Minelli, Soprano. Minelli in gruppo come nelle attese, oggi ha svolto tutto l'allenamento con i compagni, quindi è una buona notizia. È chiaro che non potrà giocare dal primo minuto domenica, potrà magari giocare qualche minuto se la gara lo permetterà. Però è una buona notizia il recupero dell'attaccante. Cristini invece ha lavorato a parte insieme all'ASIC. Cristini che ha, ricordiamo, ha avuto un affaticamento contro la Sicua Leonza. Al muscolo gracile, penso di non dimenticarlo mai più. Vista la diagnosi, non dovrebbe avere, credo, problemi, insomma, nel tornare in gruppo effettivamente nei prossimi giorni. Soprano invece lavora sempre a bassi regimi, quindi non si hanno notizie più precise ufficiali, ma evidentemente il controllo della scorsa settimana non è stato così positivo, mi viene da pensare. Però certamente con la Paganese non ci sarà. Vedendo come lavora, vedendo oggi, a meno che domani non cambino le cose, vederlo correre a bassi regimi mi sembra un po' troppo pensare di averlo poi domenica. Perfetto, va bene, noi siamo davvero in chiusura. Io ringrazio Andrea Costantini e Ania che sono stati con noi, i miei due compagni di viaggio, e poi ringrazio davvero tanto, è stato un piacere averti insieme a noi, Roberto Beni. Grazie a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie mille, noi ti facciamo l'in bocca al lupo. Viva il lupo. Di riaverti presto, ma per parlare della tua della squadra. Mia squadra, molto volentieri. Va bene, grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a Samuele Mucci in redazione che mi ha... Ma se ci scappa il pareggio di Liechtenstein. No, dicevo, visto che abbiamo aperto con il...
Sirigu. È bello che noi allunghiamo la trasmissione per vedere le azioni di Mixer Italia, ma è una cosa pazzesca. Sì, sì, peraltro mi hanno detto che il gol di Bernardeschi, non ridere, perché l'assist ha fatto Biraghi, quindi non è 1-1, ma quasi. Va bene, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito, ci vediamo martedì prossimo e saremo la vigilia di Virtus Francavilla Teramo. E non vedrete mai più in onda, scherzo. Ci vediamo martedì prossimo, saremo la vigilia di Virtus Francavilla Teramo. Buon campionato a tutti.